Il Goya che ha dipinto la famosa Maya desnuda. Era una follia il suo amore per quella donna, sicuramente era una follia. Ma l'ha dipinta non solo ignuda, ma anche coperta, l'ha dipinta in mille modi, però lui è famoso per quel quadro. Tutti avrete sentito parlare del grande Erasmo da Rotterdam, che qualche secolo fa in un suo libro aveva celebrato l'elogio alla follia. La follia che secondo lui è l'unica vera compagna e protezione agli uomini in ogni età e in ogni occasione. La promozione della salute mentale e la promozione dell'arte. Di alto fascino, di alto spessore e comunque sin dai tempi antichi c'è stato il coinvolgimento molto forte verso queste due componenti. Già Seneca diceva che non esiste la possibilità di ingegno senza un pizzico di follia. Se da un lato la malattia mentale rappresenta una condizione di perdita, dall'altro... ...siciliana anche per evidenziare che naturalmente quello che diceva il dottore Cipriano è sicuramente una realtà a volte non consapevole, ma certamente con cui bisogna confrontarsi giornalmente. Vedo qua Padre Inzana che tra l'altro... Più il prezzo è alto,
più lei ti vuoi dare, ti salverà con quella sua finta innocenza. E lei con te lotta per la sopravvivenza. Si chiedi tu, mondo stenovato, per terreni flori tu, forma rebustato, e insania di Juve, qui faccia scras, e insania di Juve, qui fas, qui ne fas.